molto vicini, attenzione. Poi dico attenzione a voi, ma devo stare attento io. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati dal nostro calogero Bottas su F1 22. Il nostro pilota biperbanca viene da una prestazione di altissimo livello a Jeddah. Sinceramente rispetto alla stagione 1 le cose sono andate decisamente meglio. Sono andato a fare un confrontino, se non l'avete vista quella puntata la trovate sempre qui nella playlist di calogero Bottas. E quindi adesso ci aspetta la terza gara, dobbiamo andare in Australia. Andiamo prima di cominciare a fare il solito ricappino della situazione di classifica in campionato. Dunque, primo in classifica c'è Verstappen con 2 vittorie, 50 punti, anche se non ha mai fatto giro veloce, se no ci avrebbe più punti. Secondo c'è Perez a 38, poi Hamilton, Alonso, Albon e il nostro calogero Bottas a 21 punti. Poi abbiamo Charles Leclerc staccato dei 11, Lando Norris, Daniel Ricciardo e incredibilmente Guanyu Zhou va a chiudere la top 10. Nel costruttori siamo terzi a 31 punti, mamma mia, Red Bull già sta a fare veramente il vuoto, ma l'idea è quella di recuperare punti rispetto a Verstappen, sperando che noi vince tutte perché ha già quasi rotto le balle. Australia, pista che in generale non mi dispiace, su cui però non è che siamo proprio fortissimi, cioè fortissimi non so da nessuna parte, però diciamo che ci sono piste dove andiamo meglio. Primo tentativo. Famo scherzi col DRS, raga. No, se stiamo avvicinando pericolosamente a Guanyu Zhou. Per fortuna sta ancora un po' di... cioè, per fortuna, in realtà, se è stata distante vuol dire più veloce. Leclerc ha fatto la pole, tanto Norris secondo, in questo momento siamo terzi, ma vabbè, ancora voglia. Mi sto pisce sotto. Me la faccio addosso. Me la faccio addosso. Allora, riusciamo subito, pista occupata, non me ne frega niente, giro veloce. Ok, per il momento saremo primi. Il problema è che mancano 6 minuti, io me la faccio addosso in 6 minuti, porca zozza, ma se lo metto in pausa. Ah, posso accelerare il tempo però qui in effetti. 2, esco. Vamos, ultimo tentativo, proprio all'ultimo secondo, speriamo di non beccare traffico, raga. Perché ho rischiato a fare così, proprio aspetto all'ultimo, già vedo una macchina lì, sto rosicà. Aspettando un attimo per dargli un po' di spazio, speriamo che basta con lo spazio, anche se non ne so sicurissimo. Proviamo a esagerare, tanto male che va, se ammazziamo. Dai ciccio, su. Madonna mia, se non muoro sto giro non muoro più. Che pistaccia questa, non mi piace proprio. Comunque dobbiamo anticipare sta curva, anticipa sta curva, porca zozza di è. Bravo calogero, bravo calogero. Se passavamo in mezzo al campo era meglio. Dai calo, dai. Dai calo, mannaggia, ho perso tantissimo. Com'è finita? In pole position. Dai. Bene, bene, mo vado a pisciare il maso, fa sotto. Premio. Dai calogero, fammi sta partenza, cammina sta partenza calò. Momenti mi carico Alonso. Attenzione che Alonso ci ha superato, ma non è l'unico. E Verstappen subito ha seccato. Mamma mia che traffico che c'è qua dietro. Questo dovrebbe essere Norris, così a occhio. Che Ricciardo non penso che stia qui. Comunque abbiamo perso qualcosina. Non fa niente. Ci
subito Hertz, devo cercare di recuperare posizioni perse prima che quei due scappano via. Ma se io non risolvo sto problema delle partenze, raga, noi il mondiale non potremo vincere, cioè non può mai vincere il mondiale uno che non riesce a fare una partenza, cazzo. Però Alonso se ne sta andando, vedo sta notizia. Qui c'era Ricciardo, mortacci sua, non era Norris? E ci ha fatto pure sapere, appena fa un... perché ci ha superato, che faccio vedere che era lui. Mamma mia, non ho proprio visto. Ok, Ricciardo, le vedete dai coglioni, però. Guarda come mi chiude, guarda come mi chiude. Non è che potevi farla qua cosa, destra-sinistra così, Riccia? Questa non si fa in due, Riccia. Ho paura che c'avevo accanto. Fortuna che c'ho questo dai box, che l'unica cosa che mi sa ricordare è quanta benzina c'ho. E quanti giri ci farò. Pare che sto a lavorare a Kuwait. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Sì, sì, la sto a consumare energia, non rompe. Ma non lo ripio Alonso, non lo ripio. Troppo lontano, 2 secondi e 7 sono tantissimi, raga. C'è da sperare che mi ammazzasse. Un grande amicizia sempre. Allora, dopo che i primi giri loro tirano alla morte, poi un pochettino rallentano. Ok Alex, non tu vorrei dire, ma già ho persa l'aderenza. Macchina scivola per tutto, portacci vostri. Adesso dobbiamo guardare bene chi rientra in box, perché forse rientrano loro. No, non rientra nessuno dei due. E noi aspettiamo. Alonso, siamo qui a tiro, ma noi non rientriamo a questo giro. Oddio, c'è spazio da quello dietro, eh. Rientriamo, ma. Ok, bene così, dai, non c'è nessuno dietro. On safe free, se non dovremmo farlo adesso. Dai, 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 fammi sci. Complimenti a te e alla crew. Bene così. Bene, io pure sono soddisfatto. Per una volta che non becco traffico ai box. Aiuto, aiuto. Oh, aiuto, aiuto, aiuto. Non gira, non gira, come soffredde. Non so, messe bianche, attenzione. Errore da Ferrari. Ma Alonso non sta in Ferrari. C'è gente ai box. C'è gente che sta uscendo dai box. Ok, non dovrebbe essere cambiato nulla praticamente. A parte il fatto che ci sta Alonso, che è bianco, che sta andando via. Mannaggia lui. Bandiera gialla. Bandiera gialla. Che cazzo è successo? Cioè, Guanyu Zhou fermo lì. Intanto siamo entrati nel DRS da Alonso, non ringraziando Guanyu Zhou. Ok, molto vicini Alonso. Qui stiamo molto vicini, attenzione. Molto vicini, attenzione. Poi dico attenzione a voi, ma devo stare attento io. Non devo fare casino qui. Ok, uscita, apriamo tutto, apriamo l'Hertz. Alonso, Alonso far bravo. Mamma mia, guarda come mi è passato davanti. Sci tua! Sci tua lo! Bella mossa, bella! Sì, bella mossa, un cazzo, un momento mi ammazza quello! Qui ci stanno i due Red Bull lì davanti. In realtà, essendo una pista non favorevole, dovrei ragionare più in ottica campionato. E non esagerare. Ma non ci riesco. Mamma mia. Sapete che all'interno del mazzo ci sono i jolly, no? Ecco, loro vengono sempre in aiuto al mago. Vedi esagerare? Vedi esagerare? Madonna, mi sono cagato tutto, raga. Forse dovremmo ragionare in maniera più conservativa. Ma io voglio andare a ripiare. Ci voglio provare. Sia mai che loro si mettono a combattere tra di loro all'ultimo, poi rosico. A few moments later.
Oh, mamma mia. Mamma mia, che rischio, raga. Mi sto rischiando ad ammazzarmi davvero. Come faccio a scoprire i simboli e i segnali dell'universo? No, bisogna usare il cervello. Bisogna pensare in ottica campionato. Non so manco io, sono due volte che pesco il jolly e la terza non andrà così bene, perciò... Pure si è pure riavvicinato Alonso, giustamente. Basta, basta esagerare. Cerchiamo di portarla a casa per adesso. Inseguimento della vettura davanti. Ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gol. Sì, Alex, non sto all'inseguimento di quello davanti, fidate. Niente, raga, non posso rischiare. Cioè, devo pensare in ottica campionato. In questa pista... Il distacco dalla vettura... Non ce l'abbiamo. 5,3 secondi. Sì, ce l'ho davanti il cronometro, Alex. Pensando in ottica campionato, non tocca fare ste stronzate. Questo non ci voleva, perché adesso Alonso non è proprio un cliente facile, mannaggia a me e gli errori che faccio. La vettura dietro di te è più veloce, guadagna un secondo a giro. Ma vaffanculo, mamma, guardi la pista. Cioè, un momento mi ammazzo tre volte, avevo detto che il terzo jolly non mi avrebbe salvato, invece mi ha salvato pure lui. Ma la verità è che sono in difficoltà, la macchina scivola tantissimo. Non sta assolutamente a posto con queste gomme. Mamma mia, sto a faticare, ragazzi, sto a sudare. Credetemi, sto a sudare, fa un freddo cane ma sto a sudare. Ultimo giro. Dai, raga, portiamo a casa, calò. Sei all'ultimo giro. Ti ho già detto io. Oh, Alonso vicino. Però diciamo che non ci dovrebbero essere problemi. E portasse a casa un altro podio. Dai, bisognava ragionare in ottica campionato, ragazzi. Una performance incredibile. Per fortuna dovrebbe aver vinto Perez, invece no, vince Verstappen, vince pure Verstappen, ha vinto 3 su 3. Vince Verstappen, secondo Perez, terzo il nostro Calogero Bottas, ci ha pure fregato il giro veloce all'ultimo Perez, perché ha fatto un decimo meno di noi, praticamente, ma pure Verstappen stava su quel giro lì, quindi non c'avevamo anche il giro veloce, ci mancava un decimino. Eravamo gli unici tre a girare sull'1.20, tutti gli altri stavano sopra l'1.21. Poi Alonso, Leclerc, Albon, Ricciardo, Ocon, Magnussen e Schumacher vanno a chiudere la top 10. Ogni volta arriviamo davanti alle Leclerc, questo mi fa pensare che comunque stiamo andando bene, però purtroppo questa è una vinta un'altra. Continuiamo a dire che non le vincerà tutte, ma se continua così invece le vince proprio tutte. Andiamo a vedere la classifica come si è mossa. Primo c'è Verstappen con 75 punti, secondo Perez a 57 e poi terzo il nostro Calogero Bottas a 36 punti. Siamo in terza posizione, poi c'è Alonso, Albon, Hamilton, Leclerc settimo, Ricciardo, Norris e poi Ocon che chiude la top 10. Abbiamo superato un po' dei piloti, siamo terzi e questo è un buon risultato, ma purtroppo stiamo a 39 punti da Verstappen, raga, questa è una tragedia, perché o accorciamo un po' il passo o questo mondiale finirà molto prima dell'ultima gara. Beh, la prossima, raga, è in Emilia Romagna e il nostro Calogero Bottas gioca in casa Beeper. Vabbè ragazzi, detto questo, io come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.